pur con i punti di ascesa delle mobilitazioni, comunque è durato circa 30 anni. E comunque noi siamo qui. E penso che il dibattito di ieri lo abbia dimostrato, con la piena fiducia nelle possibilità che la nostra classe possa cambiare la società. Il riformismo è nudo, ha dimostrato tutti i suoi limiti, non ha risposte, non esistono margini, come diversi compagni nel dibattito sindacale hanno fatto emergere ieri con forza. Non esistono più tavoli e trattative dalle quali i lavoratori possono strappare degli avanzamenti fino a quando si resta dentro un quadro delle compatibilità. E a differenza di quello che vediamo in Europa, dove le sinistre d'alternativa, pur con tutti i loro limiti riformisti, sono di forte ascesa, in Italia siamo al punto più basso della sinistra comunista, che non aveva mai raggiunto un livello tanto indecente, sia dal punto di vista elettorale, ma quello che più conta per noi anche nel dibattito, nella politicizzazione a cui stiamo assistendo in tutti questi anni. Il fallimento politico di Pinotti, di Vendola, di Ferrero, di tutti coloro che hanno diretto il partito della Rifondazione Comunista, nel quale ci vantiamo di aver fatto una battaglia di opposizione per oltre 15 anni, il fallimento non poteva essere più totale. E allora emerge il vittimismo, la ricerca di giustificazioni, i piagnistei. Non c'è conflitto, non c'è coscienza, la devastazione culturale, questi sono gli argomenti che ci presentano questi dirigenti. E poi si cercano le spiegazioni più improbabili, si parla del ruolo delle burocrazie sindacali, si parla del sistema elettorale, a me pare che in Europa sistemi maggioritari esistano in più di un paese, e che le burocrazie sindacali in fondo non siano poi così diverse. Noi dobbiamo andare, penso che questo è lo scopo di questa discussione, alle radici di questa sconfitta, alle sue basi teoriche, politiche e organizzative. E dobbiamo avere anche la capacità di adottare una strategia. Ieri abbiamo discusso del programma. Dopo anni in cui ci hanno parlato sempre, diciamo, dei contenitori, ormai del contenuto è che il primo luogo dal programma che dobbiamo partire. Abbiamo poi discusso del radicamento sociale, di come si dirige un lavoro politico che deve fare, e mi richiamo l'intervento che ha fatto il compagno Brini. Noi non siamo dei semplici sindacalisti, magari un po' più combattivi degli altri, noi siamo dei marxisti, dei comunisti che fanno un intervento politico e sindacale nel movimento operaio. A quale scopo? Allo scopo di conquistare l'egemonia in una contesa continua e costante con i riformisti di ogni ordine e grado. Ora, le cause della crisi di un partito, qual è la Rifondazione Comunista, io credo che sono state spiegate bene molti documenti che abbiamo presentato, il CPE della direzione, vediamo, diciamo, l'ultimo testo del compagno Bellotti, Rifondazione Ultimo Atto, un titolo abbastanza forte, che dà anche un'idea di qual è l'opinione che noi abbiamo oggi dello Stato del partito. Ora, sicuramente uno dei mali di questo partito è stato il governismo, l'istituzionalismo, l'esperienza di governo nazionale del 96-98 del 2006-2008. Gli argomenti vi ricordate, quelli di Cossutta, tirare la corda senza romperla, poi la svolta movimentista di Bertinotti, diciamo
in una tradizione che si inseriva pienamente nel massimalismo socialista, che in questo paese pure ha avuto un ruolo nefasto già a partire dall'occupazione delle fabbriche. Lo slogan di governo debole, i movimenti forti, abbiamo visto i risultati. Oppure il governo allargato ai movimenti. D'altra parte, se tu decidi di abbandonare tutte le categorie fondamentali del marxismo, dall'imperialismo, la questione del potere, al ruolo dello Stato, puoi elaborare anche questo tipo di stupidità. Invece si è visto che il ruolo dello Stato borghese è un ruolo dominante, fondamentale, e come in realtà non sono stati i movimenti a cambiare le politiche dei governi, ma viceversa sono stati i governi a cambiare la natura di rifondazione comunista, e di fatto il prezzo che è stato pagato è stato un prezzo altissimo. Ci si può domandare perché in Italia la crisi della sinistra, pur diciamo in quello che è stato il paese, la culla del comunismo occidentale, è stata così profonda. Io credo che l'elemento fondamentale, che l'abbiamo discusso, fa parte della nostra analisi, è stato il fatto che l'esperienza del governo Prodi, la demoralizzazione, la delusione, il crollo della credibilità del partito si è prodotta proprio all'inizio della crisi del capitalismo a livello mondiale. Poi c'è stata la svolta di Chianciano, diciamo pure, permettetemelo con una battuta, che Ferrero ha preso in giro i militanti di questo partito e anche i militanti di questa tendenza, che pure per circa un anno si erano impegnati per mettere in campo una svolta che si scontrava con condizioni oggettive non semplici, ma nella quale non hanno mai creduto i dirigenti della maggioranza di questo partito. Abbiamo fatto bene a uscire dalla segreteria nazionale nel 2009 e portare avanti la battaglia che ci ha contraddistinto in tutti questi anni. Ora abbiamo però un po' di problemi da affrontare. Qui c'è una platea giovane, questa tendenza si è sempre caratterizzata per avere una presenza giovanile importante, oltre che operaia. E diciamo pure, compagni, che volendo riconoscere la realtà, come diceva lei, la realtà è sempre rivoluzionaria, la parola comunismo agli occhi di tanti, soprattutto nelle giovani generazioni, ha assunto un significato ambiguo. Penso che hanno delle gravi responsabilità questi dirigenti, che ci mettono dentro anche quelli del PDC, anche quelli che oggi a ogni piede spinto ci parlano della lotta antiimperialista e sostengono le dittature più probabili in Maghreb o nel Medio Oriente, e che però nel 99 sostenevano il bombardamento di Belgrado. La guerra è tornata in Europa dopo 40 anni e c'erano dei signori che si consideravano comunisti, che oggi professano l'unità comunista, che hanno sostenuto il bombardamento di Belgrado. Credo che dovremmo ricordarlo a tanti giovani che oggi vedono nello stalinismo qualche tipo di ruolo rivoluzionario. Noi abbiamo la necessità di discutere anche di quella che è stata l'esperienza di un continente di cui oggi si discute molto nel partito. Lo fanno anche i dirigenti della maggioranza, cioè dell'America Latina, quello che è stato il ruolo dello stalinismo in questo continente, di come sono stati azzerati i partiti comunisti che dopo la seconda guerra mondiale avevano un'influenza di massa nel movimento operaio. Credo che sia una questione decisiva e che anche deve essere affrontata alla luce di quella che è stata l'analisi che il nostro movimento internazionale ha sempre portato avanti. Io vorrei ricordare, seppure sinteticamente, questi elementi. Noi abbiamo sempre detto, e questo è un elemento che ci ha contraddistinto da tutte le altre tendenze che si richiamano al marxismo, al
altro scritto, che quando i lavoratori si muovono, si orientano in primo luogo alle loro organizzazioni di massa. E che quando ci sono dei processi rivoluzionari o pre-rivoluzionari che si sviluppano, in un primo momento i lavoratori non appoggiano le posizioni che pure questa tendenza ha difeso, e cioè le posizioni rivoluzionarie, ma spesso cercano un'alternativa, cercano la via più facile per cambiare la società. In tutti i processi storici, a partire dalla rivoluzione d'ottobre, sono stati i menscevichi, quelli verso cui i lavoratori in un primo momento, dicendo menscevichi per dire i socialdemocratici, i comunisti, a cui i lavoratori si rivolgevano. I menscevichi erano una minoranza nel febbraio del 17. Tuttavia, questa analisi che noi abbiamo sempre sviluppato, che ha fatto sì che in Europa abbiamo sviluppato un lavoro nei partiti comunisti, continueremo a farlo, è stato convocato il congresso della sinistra europea ad Atene, a dicembre andremo lì, difenderemo le posizioni della tendenza marxista internazionale, sicuramente avremo un delegato all'Italia e poi vedremo in altri paesi. Questo non significa che a fronte di momenti storici fondamentali, come quello che stiamo attraversando, che necessariamente un nuovo ciclo di lotta possa rigenerare le organizzazioni che hanno una tradizione del movimento. Perché abbiamo visto in altre esperienze, dall'Argentina al Brasile, ma anche in Europa, negli anni 30, in Germania, in Austria, come i tragici errori commessi dagli stalinisti possono anche determinare la scomparsa di un partito. Oggi in Italia siamo a fronte di uno scenario di questo tipo. La verità, compagni, qualcuno potrebbe maliziosamente, soltanto queste parole, accusarci, come è già stato fatto, in direzione di avere una posizione, in qualche modo noi abbiamo una posizione liquidatoria, e che non c'è nessun dirigente della maggioranza in questo momento che crede alla possibilità di ricostruire le formazioni comuni. Sono in attesa di mettere a disposizione quello che è di questo partito, il suo patrimonio fondamentale sono i suoi militanti, le sedi e poco altro. Sinceramente, penso sappiate, se non lo sapete lo dico io, che l'altro giorno la direzione ha deciso di licenziare il 38 funzionari su 54, che probabilmente non è finita qua, perché d'altra parte, visto che era un partito che al 99% si basava sul finanziamento pubblico, non essendoci più una lira, è evidente che continuerà a vendere le proprie sedi per potersi mantenere. Ed è tutto evidente che non c'è nessun tipo di fiducia di poter rilanciare la formazione comunista da parte di questi dirigenti. E dunque la frantumazione continuerà. Il processo che è in corso in questo momento è una sostanziale balcanizzazione, dove non esistono più i rapporti tra le strutture, infatti, e dove c'è un gruppo dirigente che liscia il pelo al basismo. Noi sappiamo bene che il basismo produce solo opportunismo. E l'idea che non bisogna discutere tra posizioni diverse, ma bisogna lavorare. Questa idea abbastanza balzana che si possa ricostruire un partito comunista in Italia mettendo i banchetti, vendendo arance e pannotte, noi la dobbiamo perfino, non perché siamo contro queste iniziative sociali, ma perché riteniamo che l'unico modo per costruire un partito comunista è formare quadri nel movimento operaio, tra i giovani, avere un'analisi, un progetto politico, che è quello che noi stiamo tentando di mettere in campo in questo momento. E vabbè, sulla questione delle proposte della sinistra di alternativa contro il liberismo e l'austerità, pare che l'esperienza degli ultimi 5 anni abbia dimostrato dalla sinistra al Covaleno alla federazione della sinistra all'ultimo esperimento di
Noi non possiamo pensare di ricostruire una sinistra alternativa in Italia a partire da centri politici sconfitti che in una eterna coazione al petere ripropongono sempre le stesse ricette. E non sono in grado di porre coerentemente e con forza e conseguentemente la questione della rottura rivoluzionaria, la questione della proprietà pubblica, la questione della nazionalizzazione, sui punti che abbiamo discusso bene ieri nel nostro programma. L'approccio è sempre quello istituzionale, legalitario. Noi abbiamo fatto dei dibattiti surreali, non dico surreali perché poi a ogni riunione c'era una nuova proposta che niente aveva a che fare con quella precedente. Allora, questi dirigenti sono completamente impregnati di una logica democraticista e la discussione che è stata fatta, ad esempio, a un certo punto era l'idea di un'assemblea costituente, cioè riformare la democrazia borghese, riformare il capitalismo. C'è chi ha proposto l'assemblea costituente richiamandosi a le esperienze latinoamericane e a tal punto è arrivato questo approccio che a fronte di un movimento rivoluzionario come quello che si è sviluppato in Egitto e che ha visto un tentativo riuscito di golpe da parte dell'esercito. L'esercito d'Egitto ha una lunga tradizione che si richiama al nasserismo, anche se gli ufficiali di oggi non sono gli stessi di allora. Come è stato scritto in un articolo della compagna Ilaria, hanno fatto. Vediamo di citare un po'. Perché non si sente l'esperienza? Questo golpe, diciamolo chiaramente, e poi avremo modo di tornare su questa discussione, è stato visto con grande simpatia per le masse egiziane e sono state le mobilitazioni più grandi che si sono viste nella storia. Ti devo mettere là? Sì, perché qui non c'è sempre. Il fatto è che questo la sua giunta. Adesso ci siamo? Nazionali, noi non possiamo mettere in discussione la democrazia perché altrimenti se no anche in Venezuela avremmo dovuto sostenere il tentativo di colpo che è stato fatto contro Maduro. Più cretinismo parlamentare di questo non può esserci. Tra l'altro si fa riferimento a Venezuela senza ricordare che nel 92 Chavez fu artefice di un tentativo di voto progressivo sostenuto dalle masse che fallì. Noi dobbiamo guardare all'essenza di quello che è il conflitto sociale e anche alle forme impure che questo può prendere e rifiutare il formalismo di
formalismo e il cretinismo parlamentare che hanno assimilato questi dirigenti tutti questi anni, abbandonando quelle che sono le categorie di analisi del marxismo. A fronte della più grave crisi del capitalismo a livello mondiale, i giornali della borghesia come il Times mettono la faccia di Marx domandandosi se aveva ragione, e i dirigenti che si richiamano al comunismo hanno totalmente abbandonato gli insegnamenti. I grandi dirigenti marxisti, il contributo che hanno dato alla crescita e allo sviluppo del nostro movimento. Ora, compagni, noi siamo a questo punto di fronte alla classica domanda su che fare. Noi abbiamo lanciato già dall'ottavo congresso la consegna, la parola d'ordine del partito di classe. Molti militanti che pure ci hanno seguito e altri che magari non ci hanno seguito ci domandano chi dovrebbe lanciare questo partito e quale dovrebbe essere il ruolo di Rifondazione Comunista, di quello che resta di Rifondazione Comunista e della sinistra alternativa in questo processo. La prima cosa che voglio dire è che noi oggi lanciamo un movimento politico, ma vorrei togliere qualsiasi tipo di fraintendimento rispetto al fatto che noi stiamo lanciando un partito che si presenterà alle prossime elezioni, né stiamo lanciando un cartello elettorale, né un intergruppo. E lo dico anche ai compagni come Tremaschi, che ci ha mandato una lettera cortese di invito dall'Unione di Rossa, a cui abbiamo risposto con una lettera altrettanto cortese, dicendo che in questo momento non ci interessa rimestare quello che è la vecchia sinistra, tra virgolette, rivoluzionaria di questo paese, costruendo una aggregazione basata sul minimo comune denominatore. Perché questo tipo di esperienze, anche abbiamo visto col comitato non debito, inevitabilmente producono una contesa tra diverse realtà, uno scontro e l'incapacità di produrre un progetto politico durevole. Il metodo che noi proponiamo alla discussione è completamente diverso. E meritiamo a quanto ha detto un compagno ieri, rifacendosi all'esperienza della rivoluzione, che io stesso richiamavo poc'anzi. E cioè i bolscevichi erano una minoranza nel febbraio del 17 e erano i riformisti che avevano la maggioranza prima della rivoluzione d'ottobre. Per la verità, anche quando c'è stata l'assemblea costituente, il voto non li aveva premiati particolarmente, a dimostrazione che le elezioni non sempre rappresentano i rapporti reali all'interno di una società. E il loro metodo era il metodo del fondo, e cioè si rivolgevano ai riformisti e dicevano: prendete il potere. Ora un formalista ti direbbe, ma non lo faranno mai, perché questo va contro la loro natura. Ciò nonostante, attraverso una spiegazione paziente, l'invito dei Lenin e dei bolscevichi era quello di prendere il potere. Questo aveva un ruolo pedagogico, educativo nei confronti della massa, cioè l'avanguardia si rivolgeva all'insieme dei lavoratori proponendo un percorso comune perché i loro dirigenti dimostrassero realmente di che pasta erano fatti. Ci furono numerosi dibattiti sulla questione del fronte unico, in particolare nel terzo e nel quarto congresso dell'Internazionale Comunista. Concedetemi una citazione di quello che fu il dibattito che si svolse nel comitato esecutivo tra il terzo il quarto congresso, in cui si diceva che non è ripetendo più volte i dirigenti che sono traditori che riusciremo a riunire attorno a noi gli operai. Ieri diversi compagni hanno parlato di tradimenti, dei tradimenti effettivamente, noi non respingiamo la categoria del tradimento, questo esiste, però il punto è che non è ripetendo costantemente che sono dei traditori che riusciremo a riunire attorno a noi gli operai.
Si tratta ora che una volontà di lotta si imponga tra le masse, di dimostrare loro che i socialdemocratici non vogliono combattere per il socialismo, non solo per il socialismo, ma neanche per le rivendicazioni economiche più immediate della classe operaia. Se noi partecipiamo alla lotta, allora le masse vedranno presto chi vuole lottare veramente contro la borghesia e chi non vuole. Ora, noi abbiamo sempre tentato di applicare questo metodo, lavorando all'interno dei partiti riformisti, a seconda delle situazioni a livello mondiale, la tattica poteva variare, e abbiamo applicato questo metodo. Io credo che con più forza dovremmo applicarlo in futuro, anche rispetto a quei dirigenti delle organizzazioni più sindacali che esistono in Italia, che si sono posti il problema della cosiddetta rappresentanza. Mi riferisco naturalmente a Landini e al gruppo dirigente della FIOM. Non riprenderò molti degli interventi che sono stati fatti ieri rispetto al riallineamento della FIOM, rispetto al fatto che è stata persa una grande opportunità dopo il referendum di Pomigliano e la manifestazione del 16 ottobre. Ciò nonostante, come si è visto, credo che fosse il 9 luglio dello scorso anno, la FIOM oggi non si limita ad essere un sindacato, anche se la media dice di sì, ma qualcuno dei programmi politici. E quando invita le forze politiche alla discussione, si presentano sostanzialmente tutti, includendo anche Bersani. E tutta la sinistra, tutto ciò che resta la sinistra del PD, in qualche modo si richiama a queste posizioni. Il programma della FIOM è un classico programma keynesiano, che noi abbiamo già avuto modo di discutere e di protestare in molti punti. La questione è che, al di là dei suoi dirigenti, qui mi richiamo al metodo di Buscemini, noi dobbiamo dire a questi dirigenti che pongono la questione della rappresentanza: cosa fate voi? Perché la realtà, compagni, è che se il gruppo dirigente della FIOM, dopo la manifestazione del 16 ottobre del 2010, che non era una manifestazione prettamente sindacale, ma che aveva un contenuto politico abbastanza evidente, avesse fatto appello alla costruzione di un nuovo partito di classe in questo paese, probabilmente questo appello avrebbe avuto un appoggio di massa per i lavoratori di questo paese. E noi dobbiamo chiamare le loro responsabilità. Su questo voglio fare una piccola parentesi, perché questa posizione che noi difendiamo appunto fin dal 2010 è stata ripresa fuori tempo massimo dal compagno Ferrero, seppur in una versione, diciamo, di accodarsi alle posizioni di Landini. Dunque, la ultima versione della proposta della sinistra alternativa è di rivolgersi alla FIOM. Io vorrei ricordare che questo è avvenuto dopo la rottura che c'è stata con Nicolosi, perché la linea del gruppo dirigente di questo partito era di rivolgersi a questo settore, tra virgolette, della sinistra sindacale, che ha fatto la guardia pretoriana della Camusso in tutti questi anni, che ha delle gravissime responsabilità rispetto al fatto che non c'è stato un solo sciopero generale che meritasse questo nome contro il governo Monti, perché non credo che si possa considerare tale lo sciopero non di due, Paolo, ma di tre ore, perché fu il compromesso tra CISL e CGL che venne fatto, credo, il 12 dicembre del 2011. Ora, noi, dicendo questo, ci richiamiamo ad alcune esperienze, e qui torno alla questione dell'America Latina, in particolare all'esperienza del Brasile, che alla fine degli anni 70 era sotto una dittatura, che però era una dittatura molto debole, si trovò in una situazione che per certi aspetti assomigliava alla nostra. C'era una sorta di bipartitismo: da una parte c'era la destra chiamata Arena, dall'altra c'era il Movimento Democratico. Abbiamo pubblicato recentemente un articolo del compagno Gabriele D'Angelo su questo, e c'erano dei partiti comunisti, anche lì due partiti comunisti che erano completamente dissolti nel Movimento Democratico, che di fatto
era un movimento totalmente subalterno alla, alla dittatura. In tutti i modi, questi partiti, che pure avevano avuto un peso e una forza negli anni addietro, contrastavano qualsiasi forma di indipendenza di classe da parte della, dei lavoratori brasiliani. E di fatto contrastarono anche il movimento che a partire dal 79 nel cinturone ABC di San Paolo si sviluppò dai metalmeccanici, che poi diede vita al PT. Noi lì ci troviamo di fronte a un'esperienza storica nella quale, sull'onda di una mobilitazione di massa dove i metalmeccanici giocavano un ruolo determinante, si pose la questione dell'indipendenza, di avere un partito indipendente dei lavoratori, e nel 1980 nacque il PT. Ora, il PT di oggi è un PT che governa ormai da 10 anni, totalmente subalterno alla, alle multinazionali e all'imperialismo statunitense. Ciò nonostante resta un partito di massa, che è un appoggio di massa tra i lavoratori. Ma il PT del 1980 era un partito che nasceva sull'onda di una rottura storica, contro una dittatura, in un processo di radicalizzazione. Io vorrei ricordare che quando venne fondato questo partito, Lula, che poi è stato il principale dirigente di questo partito, era la tessera numero 2 del PT. La tessera numero 1 era un compagno che si chiamava Mario Pedrosa, un vecchio compagno, un vecchio militante rivoluzionario che, tanto per darvi un'idea, era stato membro della segreteria internazionale, della quarta internazionale, quando Trotsky era ancora lì. Che cosa voglio dire con questo? Che il PT, se volessimo caratterizzarlo, lo dobbiamo definire come un partito riformista, riformista di sinistra, che andava verso il centrismo sul nome della mobilitazione di massa. Non si era appropriato della teoria marxista, non c'era stato un lavoro preparatorio di formazione di quadri. Ciò nonostante, all'interno di questo partito convivevano delle tendenze rivoluzionarie e c'era una contesa tra i riformisti e i riformisti. Ora, non riprenderò tutta la storia rispetto al fatto che quei militanti che poi si battevano per certe idee, poi si adattarono al potere della borghesia, a partire da alcune esperienze che sono state qui sventolate, come quella di Porto Alegre, dove il settore, tra virgolette, rivoluzionario aveva, e mi riferisco ai compagni della PS, legati a Maita, avevano un'influenza decisiva. Al punto che Rossetto, che era uno dei militanti di questo, si trovò a fare il ministro della riforma agraria in Brasile quando venivano mandate le truppe a sgomberare le occupazioni del Movimento Sem Terra. Però è questo il tipo di proposta a cui noi ci richiamiamo e che proponiamo e che rivolgiamo al movimento operaio di questo paese. È del tutto ovvio, compagni, che se parte un processo di questo tipo in questo paese, ciò che resta di rifondazione comunista finirà lì, e molto altro. Però il senso della proposta è che noi non ci rivolgiamo a quei dirigenti che hanno attraversato mille sconfitte. E anche il concetto di avanguardia, l'ha detto bene un compagno ieri, cambia per noi. Quando si parlava del leadership, il compagno Giorgini ci ha detto come operai che in certi casi erano di destra o dell'UDC o comunque totalmente disinteressati alla politica, a un certo punto improvvisamente abbracciavano le idee più radicali. E quindi il concetto della coscienza, quando i riformisti dicono ma che basso livello di coscienza, noi dobbiamo capire bene che la coscienza è qualcosa di molto elastico, che ha valsi improvvisi, e che stiamo entrando in una epoca dove la gente verrà messa con le spalle al muro,
dove non ci saranno più margini di trattativa, di compromesso. Sì, gli ammortizzatori sociali stanno esaurendo la loro funzione e ci troviamo oggi di fronte a una grandinata di attacchi, di licenziamenti, di ristrutturazioni. E la gente in qualche modo dovrà trovare un modo per sopravvivere. E quello che abbiamo visto in Grecia, in Turchia e in altri paesi lo vedremo con più forza con l'Italia, con una differenza, e di questo sono molto preoccupati anche i borghesi. Leggevo tempo fa uno di quei studi che spesso legge Franco, no? che fanno la Morgan Stanley per gli investitori, cioè chi investe in borsa, e parlavano della Fiat. Noi ovviamente leggiamo queste cose per poi rispondere alla borghesia, per cercare anche di capire quali sono le tendenze di fondo. Erano molto preoccupati, quindi dissentivano da Marchionne dal fatto di aver escluso la forma alla Fiat. Adesso, come sapete, la Corte Costituzionale, e questa è una cosa positiva che salutiamo con entusiasmo, e comunque sia chiaro, è il sottoprodotto della mobilitazione dei lavoratori, perché non condividiamo e continuiamo a non condividere la strategia legale per rispondere a Marchionne. Però tornando al punto, Morgan Stanley non condivideva, perché diceva si sta accumulando una tale pressione che potrebbe trovare un'espressione in mobilitazioni, il termine che utilizzavano, non controllate dagli apparati sindacali. E quindi il punto è che oggi si scoppia un nuovo turno caldo, ecco, lo dico così per capirci. Non esistono più quelle organizzazioni di massa che esistevano negli anni 70, che poi hanno dato uno sbocco riformista, seppur dopo 7-8 anni, perché il processo in Italia è stato molto prolungato, e che poi hanno condotto un movimento che aveva un potenziale rivoluzionario al compromesso storico. Questo oggi non esiste più, di questo ovviamente la borghesia si preoccupa, perché comunque per quanto ci sia un settore che cerca di distruggere qualsiasi organizzazione di classe, c'è un altro settore che si pone il problema: ma se poi parte un movimento spontaneo e incontrollato, chi è che lo governerà? E qui vengo a un'altra delle domande che mi è stata rivolta, per esempio, nella riunione preparatoria che abbiamo fatto a Napoli. E c'era un compagno che diceva: vabbè, ma se voi lanciate un movimento politico, io lo condivido, il campo è sgombro, i riformisti non ci sono più, andate avanti, progressivamente accumulerete forze e, in base alla crisi del capitalismo, la gente pian piano verrà con voi. Questa possibilità esiste, cioè la costruzione diretta di un partito a partire dalle sue forze, senza porsi il problema della tattica, del fronte unico, di orientarsi a nuovi movimenti, anche riformisti, che possono svilupparsi nei prossimi anni. Ora, compagni, questa possibilità esiste, perché abbiamo imparato che nulla può essere mai escluso a priori. Diceva Lenin che la realtà conosce trasformazioni di tutti i tipi. Però se posso dirvi come la penso, è come prendere con i due di coppe quando la briscola a bastone. Magari di tre di coppe. Che noi si possa costruire impunemente e continua a rimanere un campo sgombro con un partito, il PD, che è un partito che ha una natura chiaramente borghese, e non nasca niente sotto la spinta delle mobilitazioni. Cioè, noi dobbiamo essere pronti proprio applicando e praticando la tattica del fuori. È per questo che rifiutiamo le proposte come quella di Ferrando, di lanciare partiti. Noi stiamo lanciando un movimento politico, che è una cosa molto diversa e che non è incompatibile anche con la militanza in altre realtà politiche, sociali. Su questo dobbiamo essere assolutamente chiari. E faremo anche il congresso di rifondazione. Lo faremo in maniera molto drastica, con noi o loro. E sarà un congresso in cui puntiamo sostanzialmente, lo dico, a aggregare attorno a noi e rafforzare questo patrimonio di quadri e di militanti che abbiamo costruito in tutti questi anni. Però dobbiamo
invece insistere molto di più, non tanto sul lavoro di polemica all'interno di un partito che, come dire, sta dando le ultime di sé, ma attraverso un intervento energico dei movimenti giovanili, del movimento sindacale. E nasceranno nuove formazioni politiche, credo che questo è un processo limitato. La cosa più probabile è che nascono a partire dalle uniche organizzazioni di classe che restano in questo paese, che sono i sindacati. Ed è per quello che noi ci siamo rivolti tutti questi anni alla FIOM. Non era perché condividevamo meno le posizioni di Rinaldini o di Lardini, e ci rivolgiamo anche ad altre realtà del sindacalismo di classe, per questo è del tutto ovvio, però sappiamo quali sono le proporzioni, i reali rapporti di forza di questo paese. La critica che noi facciamo a Lardini, al gruppo dirigente della FIOM, è dunque sindacale e anche politica. Sindacale, e parto dalla Fiat, perché in tutti questi anni era possibile organizzare una resistenza e anche una controffensiva contro Marchionne attraverso un coordinamento di tutti i vari stabilimenti del gruppo Fiat, che non cercavano di contrastare stabilimento per stabilimento. Questa è la stessa critica che abbiamo fatto anche rispetto alla vertenza Fincantieri e tanti altri. Ovviamente ci sono tutti gli accordi, l'ultimo, l'accordo della rappresentanza, e non ripeterò le cose che sono state dette. Ma è anche politica, perché noi a questi dirigenti dobbiamo dire: se c'è un voto di rappresentanza, voi avete la responsabilità, il seguito e la credibilità che nessun dirigente di Rifondazione Comunista o di qualsiasi altra forza politica di sinistra in Italia ha per lanciare un nuovo partito in questo paese. Perché un partito? Perché, compagni, al di là di tutta la polemica contro i partiti, rivoluzioni ce ne sono state e ce ne saranno, come vediamo tutti questi anni, in giro per il mondo. Ma senza un partito che mette assieme i quadri, gli elementi più radicali, le avanguardie tra i giovani, tra i lavoratori, è impossibile cambiare la società. Qual è la differenza che fa, e questo lo sa qualsiasi nostro compagno che sta in un luogo di lavoro, quando c'è un attacco da parte del padrone, se c'è un compagno che è in grado di ragionare in termini generali e di organizzare la mobilitazione, o se questo invece non c'è? È una differenza fondamentale. Non può nascere una sinistra di classe in questo paese senza fare un lavoro politico come quello che facciamo noi all'interno del FAM. Certo, lo facciamo ancora in ambiti ristretti, in alcuni settori, ma la discussione che abbiamo avuto ieri, io credo, non temo di essere sconfessato da nessuno in questo, nessun'altra organizzazione ce l'ha in questo paese, in cui esiste una direzione democratica ma allo stesso tempo centralizzata, che discute con i compagni, che orienta tutti i suoi militanti, che dà un sostegno ai propri delegati. Compagni, abbiamo avuto tante sconfitte, c'è stata qualche vittoria, certo, le vittorie sono sempre temporanee, come diceva un vecchio amico sindacalista spagnolo, il movimento operaio va di sconfitta in sconfitta fino alla vittoria finale. Perché la realtà è che prevalgono sempre le sconfitte, particolarmente in una situazione come questa. Abbiamo avuto molte sconfitte, abbiamo dovuto gestire delle ritirate, abbiamo avuto qualche diserzione, sono tutte cose inevitabili. Non è che i bolscevichi sono arrivati al portiere di un colpo solo, hanno dovuto attraversare sconfitte, ritirate, momenti. Se voi aprite l'estremismo, io farei leggere a qualche delegato un po' sventoso che c'è in questo momento. Lenin fa un breve resoconto storico di tutta l'esperienza del partito bolscevico, in cui si parla degli avanzamenti e degli arretramenti. In questa fase prevalgono le sconfitte. Ciò nonostante, anche se il movimento comunista in questo paese è stato sostanzialmente distrutto, queste tradizioni di lotta che il movimento operaio italiano ha rimangono ancora nella coscienza di tanti
collaborazioni, vedremo anche nuove leve che si uniranno al movimento. Noi dobbiamo dare molta importanza a queste leve. Abbiamo lanciato quella che possiamo definire l'organizzazione giovanile di sinistra classe rivoluzione, che è sempre in lotta, che è un'organizzazione che si rivolge in primo luogo agli studenti, e stiamo avendo un successo straordinario. Io invito anche i compagni a intervenire, ieri non c'è stato il tempo di farlo, abbandonando le logiche diplomatiche d'apparato, di vertice che ci proponevano i dirigenti dei giovani comunisti, e rivolgendoci direttamente ai giovani che sono aperti a nuove idee. C'è molta confusione in giro, però c'è una grande ricerca di idee rivoluzionarie, come abbiamo visto nei movimenti che ci sono stati, pure imponenti, dallo scorso autunno o altri che abbiamo visto. E ovviamente ieri qualcuno ha parlato di Lorca Armata, di Biere. Scusate, cioè, la condanna verso questo tipo di metodi, cioè, la voglio chiarire e la voglio enfatizzare. Gente come Curcio Negri, recentemente uno di questi ha detto a padre Zanotelli, che questo poi sono gli stessi personaggi che allora presero le armi e che aspettavano la fine del movimento operario in questo paese, che ogni uomo è fine a se stesso, non posso più usare nessuno per qualsiasi progetto di chissà quale tipo. Beh, io spero invece che voi siate disposti a farvi usare da questa organizzazione per costruire un nostro progetto collettivo. La questione non sono le armi, perché poi a un certo punto si potrà anche porre la questione dell'autodifesa, per quanto, come è stato spiegato già da Roberto, la rivoluzione in sé in Russia fu un processo sostanzialmente pacifico, perché la rivoluzione è fondamentalmente un atto politico. Ma la questione è il terrorismo individuale, cioè è che delle avanguardie si separino dal movimento di massa e si sostituiscano per fare la rivoluzione al posto di lavoratori. Noi respingiamo radicalmente questa idea. E questo, cioè, noi le armi ce le abbiamo qua, ed è questo il lavoro fondamentale che deve fare questa organizzazione. La formazione dei nostri quadri, e la formazione non è qualcosa di accademico che si fa, non è solo leggere libri, per quanto, ripeto, l'ho già detto al congresso della tendenza, è importante che i compagni leggano molto di più, soprattutto quelli che stanno in fabbrica. Ma è qualcosa che si sviluppa nell'azione, non può esistere teoria al di fuori della prassi. Non richiamerò le tesi di Feuerbach perché l'ho già fatto. Però compagni, ed è tutto ovvio che noi siamo ambiziosi, e torno a quello che dicevo all'inizio di questa relazione, e cioè ci poniamo di conquistare la maggioranza dei lavoratori in questo paese, o quantomeno una minoranza che è in grado di neutralizzare la maggioranza. Ora, la questione decisiva è che non ci accontentiamo di un potere di nicchia, non ci accontentiamo di avere delle posizioni nei sindacati o in futuro nei parlamenti, ma siamo molto più ambiziosi, e soprattutto non lanciamo un movimento politico oggi in vista delle prossime elezioni europee, perché questo è il metodo che ha contraddistinto i dirigenti del nostro partito, e chiunque oggi sta proponendo un progetto di questo tipo, perché di costituenti ce ne sono a miliardi che vengono proposti, di questo siamo assolutamente consapevoli, e non ci uniamo a questa lista. Ora, dobbiamo fare in primo luogo un lavoro teorico, cancellare completamente tutte le idee, diciamo, ultra novecentesche. Mi richiamo al libro di Revelli, che ha la capacità e il merito di riassumere tutte le nefandezze che si sono sviluppate a sinistra in questi anni, soprattutto dai teorici della decrescita, del capitalismo cognitivo e quant'altro. Rimettere al centro la classe lavoratrice, ribadire la nostra fiducia assoluta nella classe lavoratrice, che è una classe oppressa, cioè
limitata intellettualmente, sì, perché quali sono gli strumenti che gli sono stati messi a disposizione, ma ciò nonostante il suo ruolo di soggetto di trasformazione ce l'ha per il ruolo che assume all'interno del processo produttivo. Se no non si capisce perché la rivoluzione del 1905 in Russia è partita e a capo c'era Pope Capon, cioè c'era un prete. I processi di coscienza non sono mai puri, e non esiste, se aspettate una rivoluzione pura non ne vedrete mai una. Infatti i settari per loro qualsiasi processo non è mai una rivoluzione, perché fino a quando non c'è una fila di bandiere rosse con Lenin a capo di le due, per loro non è un processo rivoluzionario. Lenin non hanno quasi mai visto nella rivoluzione fino a quando non hanno preso il potere, perché stava nascosto e è andato in Finlandia, e perché ovviamente si tutelavano i capi. Nonostante dirigeva quel processo. Quindi noi dobbiamo fare in primo luogo questo tipo di lavoro. Successivamente dobbiamo aprire una discussione del movimento a partire da un'idea. Non sono piccole organizzazioni che possono lanciare dei partiti di massa, e non siamo oggi nelle condizioni per lanciare noi questo progetto. Cioè l'idea dice manca una sinistra di classe, il formalista ha la risposta che dà, allora diamo vita a questo partito. No, sarà attraverso le rotture storiche dei prossimi anni. Il problema è che queste rotture sono incipienti, compagni. Non è che dovremmo aspettare un'altra generazione. È nella stessa condizione che sta attraversando il capitalismo. Io lo so che c'è molto scetticismo in giro, e forse c'è anche scetticismo in questa sala. E poi uno ogni giorno va in fabbrica e vede il suo compagno di lavoro che magari legge la gazzetta o che gli parla, non so, dell'ultima seratina che ha fatto in discoteca. Sarà questa gente, cioè saranno i lettori di gazzetta e i frequentatori delle discoteche che guideranno il prossimo processo rivoluzionario in questo paese. Tra l'altro lo so che molti di voi leggono la gazzetta e vanno in discoteca. Qualcuno anche troppo. Ma qualche quadro ha fatto anche dei gruppi musicali di successo. Questa fa parte del lavoro di massa che dobbiamo noi dobbiamo avere la capacità di rivolgerci alle avanguardie, ma allo stesso tempo ragionare come se fossimo un'organizzazione di massa, di saper parlare ai lavoratori con parole semplici. Non come Nestro, che ci ha lasciato qualche anno fa, diceva sempre che sul giornale era terra. Noi non dobbiamo c'è la redazione, questo è l'invito che faccio alla redazione nazionale. Non deve correggere tutte le cose che fanno i lavoratori di cui scrivono. Cioè, se ci sono degli errori politici, discute, ma lasciare che utilizzino il loro linguaggio, perché è più diretto, è più immediato e arriva ai lavoratori. E poi però nelle pagine centrali ci deve sempre essere un articolo di teoria dove un lavoratore anche avanzato deve sforzarsi e deve apprendere. Perché poi quando i lavoratori decidono di leggere, leggono solo se ne vale la pena. Spesso con Radio Fabbrica sembra che per molti di loro ne valga la pena. Quando poi decidono di leggere, perché si sa, la fatica è tanta, i turni, lo sfruttamento, il padrone se ne inventa sempre una, poi arriva e capisce quali sono le origini del suo sfruttamento. Un po' come che il romanzo che tu amo è il Metello, no? Quando Metello legge il primo giornale socialista dice cazzo, cioè tutto quello che ho sempre pensato, però adesso mi viene scritto da un intellettuale che mi spiega qual è il procedimento attraverso cui viene portato avanti. È una svolta fondamentale, è il passaggio dalla lotta economica alla lotta politica. Questo è il passaggio che noi dobbiamo far fare a migliaia, a decine di anni, e poi anche a milioni di lavoratori. Compagni, sinistra classe rivoluzione, penso che sia per un nuovo inizio, penso che sia lo slogan più azzeccato rispetto agli obiettivi che ci stiamo proponendo in questo, come abbiamo scritto nell'appello di questa assemblea, sinistra perché non c'è una sinistra che merita questo nome oggi in Italia, classe perché non può esistere un partito di sinistra che non abbia forti radici nel movimento popolare.
operaio, è inutile dire che nel movimento operaio ci sono tutti gli sfruttati, includendo i precari. Noi non separiamo la classe in base alla condizione economica. Rivoluzione, perché siamo entrati in un'epoca rivoluzionaria, o se preferite siamo entrati in un'epoca di rivoluzione e contro rivoluzione, perché se non saremo in grado di dare, di costruire questa organizzazione, di offrire un'alternativa, allora prevarrà la barbarie, la famosa frase di Marx, o socialismo o barbarie. Oggi il socialismo da un punto di vista oggettivo è più attuale che mai, ma esiste un enorme gap, un enorme limite soggettivo che noi abbiamo la responsabilità con tanti altri di colmare nel prossimo periodo. Per il partito di classe e per l'alternativa rivoluzionaria. A questo ci siamo dedicati negli ultimi 30 anni, da quando è nata questa tendenza, e forse non dovremmo aspettare altrettanto perché le nostre idee possono avere un ascolto di massa nel movimento operaio di questo paese.